Buonasera a tutti, ricominciamo una nuova settimana con le bellissime dirette di Pro Cycling Fanta. Questa settimana avremo come primo ospite di questa sera un ragazzo del panorama italiano molto talentuoso che si presenterà a tutti noi. Con me ci sarà la mia collega Ivana tra un attimo perché ha un attimo di ritardo dovuto al lavoro, quindi tra un attimo ci sarà anche lei. Adesso invitiamo il nostro ospite, cominciamo a salutarlo, facciamo due chiacchiere, intanto aspettiamo Ivana. Eccoti qua. Ciao, Ciao. buonasera a tutti. Ciao, come va? Ti sento un po' lontano, è possibile? Sì, mi senti meglio adesso? Aspetta, che provo a collegare il Se wifi. sono io o se sei tu? Io ti sento abbastanza lontano, a dire la verità. Adesso? Adesso un po' meglio, forse, leggermente meglio. Ok, ho provato a levare le cuffie. Prova così, magari. Non è che magari non hai attivo gli auricolari, ti si sente con la voce normale? No, no, sono col Bluetooth, gli auricolari con Bluetooth. Ah, Però. ok. E vabbè, quello che è, dai. L'importante è che Sì, ci sì. Vai, sentiamo, dai, non è un problema. Comunque, dai, grazie perfetto. mille. Comunque che hai accettato di partecipare questa sera. Ti disturbiamo una sera per far due chiacchiere un attimino, farti conoscerti un attimo e far conoscere anche i nostri appassionati chi sei e cosa hai, diciamo, combinato quest'anno, diciamo, di buono, ecco. Sì, va Ascolta, volentieri. la mia collega è un attimo in ritardo, comunque facciamo così. Di solito noi facciamo fare una piccola autopresentazione al nostro ospite nell'attesa che arriva anche lei. Ti lascio la parola per 30-40 secondi che sia. Ti presenti un attimo anche a chi ci sta ascoltando, per quelli che non ti conoscono, e poi magari comincio a farti qualche domanda io in attesa che arriva anche lei, dai. Prego, Sì, lasciami dai, la va parola. bene. Allora, sì, sono Alessio Delle Vedove, corro con il Borgomolino Vigna Fiorita da 2 anni, sono il mio secondo anno, quest'anno passerò under. Sì, ormai sono parecchi anni che corro in bici da quando ho 6 anni, quindi da G1 sono partito proprio all'inizio. Sì, quest'anno, come hai detto prima, ho fatto, penso, insomma, l'anno più bello fino adesso nella mia carriera. Ho fatto molti risultati, sono cresciuto come corridore, ho, insomma, imparato come gestirmi nel mondo junior, ecco, insomma, no, non c'è nient'altro da dire. Io penso che un anno così non ricorderò vita. Adesso mi sto rendendo conto che pian piano sta finendo e dall'anno prossimo, insomma, inizierò un altro percorso, ripartirò da zero eliminando tutto. Adesso che hai capito com'è la categoria, devi cambiarla. Sì, arriva il momento e la cambi, però, insomma, dai, insomma, È sempre sono così. stati 2 anni belli, sì. L'importante è che va tutto bene, che i risultati ci siano. Ci mancherebbe altro, dai. Sì, è No, vabbè, vero. posso chiederti magari qual è stata la tua vittoria più bella di quest'anno, nel frattempo? Beh, i mondiali, sì, in Israele, ma non è stata solo, diciamo, la vittoria, perché la vittoria in sé sì è una grandissima emozione, perché comunque vincere un campionato del mondo non è da tutti i giorni, però diciamo il percorso che abbiamo fatto con la nazionale e con la squadra per arrivare a quei 4 minuti di corsa, insomma. Il giorno della finale, ecco, no? Quindi è stata, diciamo, un'emozione che è durata 6-7 mesi, da gennaio fino ad arrivare a agosto, il giorno della corsa. Però penso che sì, tutte le vittorie sono belle, hanno un'emozione unica, però quella del mondiale, la provo ancora adesso, ecco, a raccontarla. E quella più sofferta, magari quella che non ti aspettavi tra quelle che hai avuto quest'anno. Beh, quella più sofferta, diciamo che sì, sempre nell'ambito della pista, perché comunque in strada quest'anno ho vinto in volata e come velocista, insomma, mi sento bene in gruppo. Quindi diciamo che quando volevo, dicevo alla squadra, ragazzi, sono convinto che posso farcela oggi, insomma, loro si sacrificavano per me e io vincevo per loro, ecco, quindi ero, non dico sicuro perché non c'è mai la certezza, però ero convinto di potercela fare, invece. Ovviamente In pista.
se davi la sicurezza ai tuoi compagni, è ovvio che magari ti sentivi anche abbastanza bene, diciamo, ecco. Ma sì, dopo quando cioè, ti parlano in gruppo, ti chiedono come stai, ti danno una mano, hai bisogno di qualcosa, dopo comunque ti viene spontaneo, diciamo, aiutarli anche nei momenti di difficoltà loro. Quindi siamo una Certo. squadra, insomma, ci giriamo. Però in pista, quella più difficile è stata gli europei, perché non sapevamo come eravamo messi, eppure è stata una bella sfida, ecco, compiere quei 4 minuti di corsa. Bella dura. Guarda che è arrivata, la faccio entrare un attimo, poi continuiamo, scusami. Vai, vai. Così almeno. Ci vuole anche un po' di presenza femminile, se no, sai com'è. Bene, Insomma, bene. dai, ciao. Ciao, Ciao, buonasera. piacere. Ciao, Buonasera. piacere. Ivana, prima di iniziare, ti chiedo subito, tu senti bene me e lui? Sì. Entrambi? Prova a Sì. parlare un attimo. Mi senti? Io vi sento bene, voi mi sentite? No. Ok, Sì. no, perché mi sembrava Sì. di sentirlo lontano, o sono io magari che ho gli auricolari che ogni tanto vanno e vengono. Babbo Sai. Natale, devi chiedergli un paio di auricolari nuovi. Devo chiedere allo Vai. sponsor, devo chiedere agli sponsor se mi passano un paio di auricolari più bravi, più forti. Devi far girare l'economia, dai. Guarda, è meglio non parlare di quel discorso, che è meglio. Lo so. In Io questo mi momento qua. guarda. No, vabbè, comunque ci sentiamo. L'importante è che ci sentiamo, dai. Quello poi Sì. va bene, dai. Vai, Vuoi vai. cominciare subito, subito, già che se ci sei, che sei calda e fresca subito? No, stavo finendo un discorso. Io Ah, vi ho ok. interrotto, ci stavo raccontando del rapporto con i ragazzi di squadra, giusto? Della squadra, ecco, sì, quindi Alessio, ti lascio finire, se no proprio irrompere così, No, interrompere un aveva finito la discorso. frase, ha detto adesso la faccio entrare e poi continuavamo per quello. No, beh, vabbè, comunque con la squadra ho un bellissimo rapporto perché comunque, sai, ci vivi la maggior parte dei giorni a settimana assieme perché noi come squadra ci alleniamo tutti quanti assieme. Diciamo che solo i giorni di scarico restiamo a casa, ma come giorni di scarico comunque non esco mai da solo, quindi comunque un gruppetto ce lo troviamo sempre. Bene. Sì, fai tanto gruppo, tanta amicizia, Sì, ritiri crei. in Ti crei casetta. come una seconda famiglia, in poche parole. Sì. Peccato che duri un anno perché, sai, ogni anno cambia, però Eh sì, vabbè, comunque certo. in quell'anno fai veramente un grande gruppo. Io penso che sia la cosa che mi sono reso conto che conta di più, diciamo, in questa categoria avere un bel gruppo. Beh, sì, quello sicuramente. Beh, comunque, dicevamo prima, hai avuto dei bei risultati su strada, ma a parte il mondiale su pista, anche degli ottimi risultati anche su pista quest'anno, comunque. Sì. Già dell'anno scorso con la squadra e con la nazionale avevamo parlato di fare un progetto, insomma, che portasse a suddividere la stagione in due tranche, no? La prima parte di stagione fino a giugno mi concentravo sulla strada e piano piano preparavo la pista. Finita la scuola, insieme al mio allenatore avevamo deciso di concentrarsi sulla pista, diciamo giugno, luglio, agosto, 100% sulla pista. Infatti in quei mesi là ho fatto poche gare su strada, non tante, penso 2 o 3 nei mesi di luglio e agosto. Infatti, però, insomma, abbiamo raggiunto il risultato che speravamo, quindi io penso che sia un sacrificio che l'hanno fatto tutti volentieri, insomma, sia la squadra aver tolto del tempo alla squadra, diciamo, come corridore, sia per i Vabbè, risultati però è della nazionale. questione anche di disponibilità anche della squadra, perché magari tante squadre, insomma, dicono preferiamo magari avere il corridore al 100% per noi e non magari lasciarlo sulla pista. Poi Certo. sono scelte della squadra, poi qualcuno dice che qualcuno ha ragione, qualcuno no, purtroppo, sai, bisogna trovarsi magari in squadre che magari sai che abbiano la disponibilità, magari sapendo che hanno in mano un corridore magari che è disponibile anche a fare entrambe le cose ad un certo livello, ovviamente. Non è semplice, però insomma abbiamo trovato l'accordo e è Beh, tutto andato per il meglio. sì, meglio così. Sì, Tu dai. dove ti trovi meglio? È uguale, indifferente o hai delle particolarità?
Ma guarda, io ti dico le emozioni che ho provato in pista, sia l'anno scorso che quest'anno sono delle emozioni particolari, è tutto più corto, tutto più concentrato, quindi sono emozioni forti sia di adrenalina che di tensione, insomma, invece su strada è una tipologia diversa, tu arrivi gli ultimi 10 km che capisci se c'è la fuga fuori oppure se arrivi in gruppo, i primi 30 minuti di gara sono tranquilli, ridi, scherzi, fai le battute, ti concentri diciamo dalla metà in poi seriamente. Però la pista sì, mi ha dato una bella emozione, ecco, sì. Fino a quest'anno è così, dall'anno prossimo guarda che cambia la musica. Purtroppo, dal chilometro zero Fidati. sulla bandiera tutta. Ecco, bravo, fidati che chi l'ha provato già e abbiamo intervistato anche degli altri tuoi colleghi, l'hanno detto che il primo anno è stato abbastanza bestiale, diciamo, su strada, per Me ne sono reso il conto anche passaggio. quest'anno che sono andato all'estero con regola nazionale, è tutto diverso, più bello perché comunque sono corridori di qualità superiore alla nostra e quindi ti adatti tu a loro e quindi vai a tutta sempre. Tu hai fatto il mondiale su strada? No, o sì? No. No, ho Ok. fatto Parigi-Roubaix, Corso della Pace e Giro di Olanda. Ok. No, non mi ricordavo perché poi ho letto i nomi, ma non mi ricordavo se eri dentro nel nome. No, C'era no, no. il tuo compagno, però mi pare, giusto? Sì, Scalco, è andato Scalco, Scalco. sì. E Favero per la crono. Quindi due. Ok. Infatti mi sembrava che avevo letto qualcosa. Sì. Comunque, Ivana? Cristian, abbiamo i Veneti qua. Hai visto Sì. che roba? Eh sì, Hai eh. visto? Eh Beh, che neanche a farla apposta tutti a te li trovo, eh. Tutti a te li sì, trovo. eh. Tutti a te li Sono trovo. ancora più orgogliosa. Meglio, no? Sì. Meglio, meglio, no? Eh sì, dai. Prego, se vuoi domandare qualcosa anche tu, dai, se no sembra che faccia Sì. io il No, dai. monologo. No, beh, intanto sì, può essere una domanda scontata, però volevo chiederti cosa si prova a vincere un mondiale? Cioè, Tanta. ti sei reso conto? Sì, a Ma 18 anni poi. in quel momento. In quel momento sì, beh, sicuramente non è che dici ho vinto e a posto, però lì è tutto un giro strano, sei tutti concentrati perché dopo finisce la mia corsa, ma ce ne sono altri che corrono. Quindi sì, contentissimi, però è quando torni a casa che ti rendi conto, dopo magari, non so, 2 o 3 giorni, torni a casa e dici, cioè, cavolo, ho vinto un mondiale. Tanta, tanta, tanta emozione, ma più che altro sono i sacrifici che hai fatto. Io, per esempio, quest'estate non sono mai andato al mare. L'esempio, magari stupido, però per un appuntamento di 4 minuti, diciamo, sono stato chiuso in pista, ma io ero iper contento di fare questo sacrificio. Quindi Devi è esserci. un'emozione che continua da mesi. Cioè, un titolo così non se lo portano a casa in tanti, insomma, soprattutto a 18 anni, come ha detto Christian. Soddisfazione. Beh, direi proprio di sì. Insomma. Ve l'aspettavate? Oppure, cioè, perché un po' di strategia chiaramente c'era, no? Quindi sì, l'allenamento è stato propedeutico a questo, ma ve l'aspettavate di fare un risultato pazzesco così? Ma guarda, è Oppure. stato più inaspettato agli europei, ecco. Gli europei era il primo appuntamento, vai là con il cronometro, non sbaglia, i tempi sono quelli, i tempi a giro sono quelli, però non sai quanto vanno gli altri. Noi eravamo incerti su quello che poteva fare Australia e Nuova Zelanda, però i nostri tempi, insomma, dicevano che eravamo vicini a provare a fare il record del mondo, l'abbiamo sfiorato, anche un po' a causa delle condizioni meteo, perché io mi ricordo che la semifinale c'era vento adatto per fare il record del mondo e giravamo ben al di sotto della nostra tabella. E quindi un po' ce l'aspettavamo, però non c'è mai la certezza, il 100% ce l'hai solo quando attraversi la riva del traguardo. Però, Certo. insomma, dai, qualche speranza quasi insicura ce l'avevamo, ecco, dai. Bene, insomma, credevate in voi stessi, giusto? Dai. No, è giusto, è l'atteggiamento giusto, no? Ma Credere, sì, avere ma fiducia in se i tempi stessi, sono nelle quelli proprie poi. capacità. Sì, non si sbaglia. Quello è. Però dai, insomma. Ti chiedo. Ti senti più portato per la corsa a tappe,
per gare come queste in pista, dove comunque concentri tutto in quei 4 minuti, dove ti senti più? Perché ho letto che insomma anche in salita non sei proprio, cioè nel senso vai bene anche in salita, ti difendi bene, quello che ho letto. Sì, dai, insomma sì, quelle lunghe ancora non ne ho fatte diciamo di gare con salite lunghe, quindi impegnative, però insomma se sto bene, la giornata che sto bene magari prendo qualche secondo del gruppo principale o magari in discesa di entro, sì, adesso dovrò ancora vedere, insomma l'anno prossimo vedremo che gare farò, la tipologia, insomma, se sarò più scalatore, cioè insomma, passista scalatore o passista velocista. Però per quanto riguarda il discorso di gare a tappe non lo so ancora bene, perché quest'anno le gare a tappe che ho fatte con la nazionale, e lì il livello era alto. Diciamo, ho inseguito sempre, tranne le gare in pianura dove sapevo che arrivavo la volata e quindi mi sono piazzato, là ok, però non so, devo ancora scoprirmi bene. Devo ancora scoprirmi. Per adesso nelle gare di un giorno vado bene. Vedremo in seguito quelle a tappe. Staremo a vedere. Sì. Ma è giusto, insomma, anche perché sei giovane, devi trovare un po' la tua strada, la tua dimensione. Poi, insomma, comunque è un bel talento, indubbiamente. Grazie. Grazie, sì. Io ho letto una cosa, Ivana, non so se l'hai letta anche tu, dal nostro ospite, che in pratica ti è stata fatta un'intervista e ti hanno chiesto, dato che hanno visto che durante la stagione sei molto regolare come risultati, se non è che sballi dal podio a magari non finire la corsa, ma comunque sei sempre regolare a essere nei primi, ti hanno chiesto il motivo e tanti sono arrivati a dire che tu sei già a questa età molto giovane per la tua squadra, quasi come un regista addirittura in corsa. Cioè, nel senso che porti quello che ti dice il tuo direttore sportivo e cerchi di collaborare più tu con i tuoi compagni che comunque cercare dai tuoi compagni, come hai detto già all'inizio, di sapere come stanno, come stai tu e vedere poi di mettere in pratica poi quello che ti dice il direttore sportivo in base anche a come state durante la corsa. Sì. Ma è una cosa che mi è sempre piaciuta, quello insomma di non pensare solo a me stesso, diciamo la gara è per me, oggi vinco io. Non è una cosa normalissima che un ragazzo di 18 anni fa già queste cose, eh? A mio parere, positivo, molto sì, positivo, sì, sì. Intendo. Grazie. Quello che intendo. Ma mi piace, cioè, sono sincero, se magari qualcuno ha bisogno di una mano, mi piace dargliela, oppure comunque chiedere solo come stai, magari... E cioè magari uno ti dice, Ale, non mi sento tanto bene, allora gli dico, non sta a preoccuparti, oggi stai qua tranquillo, oppure, non so, prendi la prossima fuga, fatti vedere che, non so, c'è la televisione, ti fai qualche chilometro in fuga e insomma, ti senti anche bene con te stesso magari, no? Certo. Però, sì, comunque come comunicazioni io penso sia essenziale in una squadra, perché se arriviamo agli ultimi 5 chilometri che io non so come stanno loro e loro non sanno come sto io, sì, metti che magari può andarti bene una volta, certo, ma... Certo. No, poi 15 volte, può anche essere che in una corsa tu sei il velocista, tra virgolette, della squadra e non stai bene, e dici agli altri, guarda, non sto bene, c'è qualcuno che sta meglio di me, vuol fare la volata, vi aiuto sì. Io, per questa volta vi aiuto io, nel senso, sì, può sì, sì, capitare. ma infatti li ho ringraziati sempre, insieme, mi arrivato avanti dietro col direttore sportivo in ammiraglia, dico, guarda che, non so, cioè, lui che non sta tanto bene, cosa facciamo? E là capisci subito come vuoi gestire la corsa. Poi sì, io ho fatto le mie vittorie, poi quando sono andato via, gli altri hanno avuto anche loro la possibilità di vincere, abbiamo vinto quasi tutti in squadra, perché sì, ho vinto io, ma adesso non so bene in quante persone ho vinto, però più o meno ce ne sono abbastanza. Io ho letto 15-16 vittorie di squadra, però non ho trovato i nomi, a dire la verità. Ecco, sì, quindi... Quindi le altre 8 penso che ve le siete divise, diciamo, le altre 8 che non hai vinto tu. Sì, Poche parole. sì, beh. No, ma guarda, mi sa che parlavamo ieri che in tutta quanta la stagione sono 33, mi pare che abbiamo fatto, Ah, di sono rimasto vittorie. indietro qui. Ma Sono sì, rimasto indietro. vabbè, quindi più o meno sì, chi in salita, chi in piana, ognuno dice la sua. Però parlare sì è molto importante.
Vabbè, ci sta, dai. Sì, Ivana, poi, prego. Sì, non so se gliel'avevi già chiesto, Christian, quindi l'anno prossimo c'è il salto con una squadra continental, ho capito bene? Sì, giusto, sì. Ecco. Intermarché con Tigoben, sì. Tanto, tanto bello, sì, quando mi è arrivata questa offerta tramite il mio procuratore Moreno, ho detto proviamoci. Io sono qua, voglio imparare, ho corso con i corridori esteri, vedo che vanno forte, ho detto perché no, proviamoci. Così è iniziato questo percorso, ho iniziato a contattarmi le squadre e ho pensato che insomma la squadra più adatta per me fosse la Bonti, perché comunque è una squadra che mi dà la possibilità sì, di crescere, è una squadra che sta crescendo a sua volta. Esatto. E io per quest'anno vivo qua in Italia, vado avanti e indietro, loro mi hanno già detto adesso non preoccuparti, fino a giugno siamo noi che ci adattiamo a te, e io penso che sia una cosa importante anche perché io la scuola voglio finirla. Non so se farò l'università, però la quinta superiore voglio finirla. E quindi mi hanno fatto un buon progetto, una bella impressione, mi danno tutto, quindi voglio provare questa esperienza, insomma. Tu rimani a casa tua o hanno loro una cosa stabilita in Italia, tra virgolette? No, no, rimango a casa mia e dopo vado avanti e indietro con l'aereo e vado nella casa della squadra, insomma, sì. In Belgio, quindi? Sì. Andrai. Sì. Loro hanno la sede in Belgio, giusto? In Belgio, sì. Adesso il paese preciso non lo so, ci devo andare fra 2 settimane per la prima volta su, e poi insomma capirò tutto meglio perché andiamo a provare il vestiario, i caschi, le scarpe, e dopo il primo ritiro ce l'abbiamo a dicembre in Spagna. E è il primo anno giusto che fanno loro la squadra, tra virgolette, giovani, diciamo? Sì, il primo anno, sì. Ok. No, perché mi sembrava di aver letto qualcosa, ho detto non ho capito bene se hanno detto che dal 2023 fanno la squadra giovane, quindi non ho capito se era il primo anno o se era una cosa per dire che tu entravi nella squadra giovane, ecco, non avevo letto quello bene. Ecco. No, no, è il primo anno, sì, infatti il direttore sportivo che mi seguirà, insomma, che è quello principale, corre ancora adesso, smette quest'anno e l'anno prossimo diventa il main director, insomma. Ah, cavolo! Proprio sì, dalla bici alla si chiama l'ammiraglia, proprio così. Sì. Dai. Beh, una buona esperienza dal campo all'ammiraglia subito portata a voi. Ma sì, ma infatti, ma guarda, ti giuro non vedo l'ora. Perché comunque anche in Italia ci sono bellissime squadre. Però ho parlato con appunto Moreno, mi ha detto Ale proviamoci, male che vada è un'esperienza sia per la lingua che comunque per la metodologia di corsa. Sarò sì, là 2 anni, quindi in 2 anni qualcosa imparo sicuro. Ci mancherebbe esperienza, sei giovane, puoi sempre comunque, tra virgolette, tornare sui tuoi passi se hai bisogno o voglia di correre una squadra italiana magari. Magari nel frattempo si creano anche squadre magari, tra virgolette, anche quello che manca in Italia, la squadra World Tour o qualcosa del genere. Magari si sa mai che magari negli anni poi magari tu fai esperienza, poi magari torni, ti trovi quelle squadre World Tour in Italia magari, e torni in Italia magari in una squadra forte, tra virgolette, ecco. Sarebbe tanta roba, perché appunto in Italia manca. Diciamo, è una nostra pedina sfavorevole, diciamo, ecco. No, però anche per voi giovani, tanti fattori, però vabbè, insomma, dai. Possibilità ce ne sono di emergere, sta a noi, diciamo, corridori, avere la testa e le qualità di... Esatto. Di spiccare il volo, diciamo, dai. Esatto. E fino adesso come sei riuscito a conciliare bici e scuola? Perché comunque, cioè, sei giovane, parli già di avere la testa, insomma, per fare anche queste cose che comunque sono impegnative, non è da tutti. Non è facile, però comunque cioè, la scuola ti dà la possibilità di avere il programma, quello particolare del studente atleta, però non è sempre facile perché comunque le verifiche e le interrogazioni devi farle, prima o poi devi farle, quindi io
mi faccio un piano, magari la mattina prima di andare a scuola mi sveglio prima, studio, vado a scuola, torno a casa, studio, poi vado in bici, però comunque cerco sempre di trovare l'ora per dedicare allo studio. Poi se vado avanti giornalmente non mi trovo il mucchio alla fine, ecco, quindi là riesco a gestirmi. Ma quando hai le corse così hai tante, nel senso magari hai corse, tra virgolette, magari sai che finisce la corsa, magari hai una verifica o un qualcosa, un'interrogazione o cosa. Ti è mai capitato di magari portarti libri o qualcosa? No, perché comunque più o meno so le gare che devo fare, se corro sabato, venerdì, la domenica, faccio l'esempio, però comunque dopo anche i professori mi danno una mano e dico, prof, se può magari spostare la verifica di lunedì al mercoledì, sono gentili, mi danno una mano, insomma, hanno capito che voglio impegnarmi sia a scuola che a ciclismo e quindi mi agevolano, ecco. Beh, insomma, Sanno. Sanno. Il campione europeo e del Infatti, non è che sia mondo. l'ultimo arrivato che dice cavolo, via, gli arriva là, è il campione del mondo, tra virgolette, che ha vinto la maglia campione del mondo, dici, insomma, adesso. Sì, ecco, sì. No, Sì. vabbè, comunque dai, ci mancherebbe, fa Ma piacere. chissà che festa però hanno fatto a scuola. Sì, no, ma tantissimo. Sì. I miei professori sono venuti alla festa che mi hanno fatto quando sono tornato da Israele. I miei genitori hanno organizzato la festa e sono venuti a festeggiare anche loro, per dire. Quindi a scuola tutti sanno che ho raggiunto questo obiettivo, questo risultato. Quindi sì, Meno sanno, male. sì. Meno male che almeno i professori vengono incontro ai futuri campioni nostri di casa, perché sennò Sì, per se vi fortuna. bloccano anche loro che vi impegnano a maggior ragione che dovete studiare di più o cosa e avete problemi poi nell'allenamento e magari vi perdete, magari anche ce l'hanno anche poi sulla coscienza, poi è quello il problema. Invece Perché no, poi dai. se non vai bene a scuola non vai neanche bene in bici, perché dici devo studiare, non ce la faccio a studiare, quindi involontariamente ti alleni anche male. Tu ce la fai, comunque vai abbastanza bene, diciamo. Sì. Ma appunto ho trovato, diciamo, il mio metodo, quindi riesco a gestirmi, ecco. Non ho 10, però non ho neanche il pensiero di rimanere bocciato, ecco. Ci stiamo facendo i fatti tuoi. Non Ma so se sì. l'hai capito. Ma sì. Ma sì. Beh, d'altronde siamo in diretta, dovremmo domandargli qualcosa, Ciao. purtroppo. Giusto, giusto. Non vado nel privato top secret, sia la fidanzata o no, perché non me ne frega È niente, ci giovane, è mancherebbe. giovane. È giovane, sì. Io parlo di ciclismo e scuola, ci mancherebbe altro. No, non Ma vado sì. oltre. Non Ma sì, vado ma sì. oltre. E la tua scelta di fare ciclismo invece è stata dovuta a... Ma io giocavo a calcio, come tutti. Praticamente ho iniziato a giocare a calcio quando ero piccolo, invece mio cugino correva in bici e mi fa, dai Ale, vieni a vedere una corsa. Sono andato a vedere una corsa e ho detto, ma mi faccio dome. Si chiama Domenico, ho detto voglio provare. E ho provato e da lì ho fatto la prima corsa, dopo ho detto continuiamo, continuiamo, continuiamo e sono arrivato qua. Basta, pallone più visto, basta. Basta, è in garage, sgonfio. Beh, a sgonfio, quindi non hai neanche la preoccupazione di doverlo usare. Neanche, sì, Ma sì, ma sono contento di questa scelta, sennò, insomma. L'importante è che c'è il pallone sgonfio, non le ruote sgonfie della bici, l'importante è Ecco, sì, quello. quello è. C'è un problema. Non so, Ivana, magari lei pratica di ruote sgonfie, magari. Ah, beh, sì, guarda. Io non foro mai, io faccio No! giri, no, io non foro mai, io faccio giri da 200, poi arrivo alla gran fonda, tac, buco. Io aspetto di arrivare alla gran fonda per No, bucare. perché è anche la Quello nostra Ivana, Alessio, devi sapere che è una ciclista anche lei, diciamo, non fa le gare da professionista come te, no. ecco, Però però insomma, fare diciamo che... 200 km, tanta roba. Ah, beh, Sì, ma io. ha fatto anche una garetta poco tempo fa di cos'è? 9 ore? No, ci ho messo 19 ore, però ho fatto 380 km e 9.000, quasi 10.000 metri di ascesa. Sì, ma un ultracycling? Sì. Non è normale, capito? Cioè, non è una Ma cosa è normale. bellissimo, è bellissimo. E quanto ci È vuole per fare una bellissimo. gara così?
Ah no, è bellissimo, no, è stupendo, stupendo, sì. Ma non ti rompi dopo un po'. Io no, 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 ma sai, cioè, no, perché, cioè, è bello guardarsi intorno, Ho capito, no? dopo 19 ore inizia. Eh no, vabbè, sì, dopo un certo punto dici, ma quando arrivo, no? Perché alla fine, no, È no, quello perché che alla dico. fine, dopo che ti sei fatto tutti i passi, magari hai l'ultimo da fare, dici, Madonna, ancora salita. Però, cioè, boh, a me piace, quindi sì, non sono gare dove ovviamente devi andare a tutta, Bene, perché direi. devi saperti gestire. Però, insomma, cioè, è un modo per vedere, cioè, questa qui era sulle Dolomiti, quindi io amo le Dolomiti, cioè, per me vederle di notte, all'alba, al tramonto, cioè, un suo fascino sì, cioè, è una cosa, la Bellissimo. senti dentro, sì. Sono Però, gare dure, sì, mamma mia. vabbè. Vedi? Dopo sei una certa età e quindi. Sì, vabbè, insomma. Vai. No, vabbè, dai, basta parlare di me. Parliamo di Alessio. Ok. Prego. Allora, ti volevo chiedere, durante l'anno pratichi qualche altro sport? Stanchi l'allenamento? No, cioè ormai è al 100% sono dedicato alla bici. Mi ricordo che ho fatto 3 anni di motocross quando ero più o meno esordiente. Ecco, quello è stato lo sport che mi ha insegnato tanto, ecco, a come guidare la bici, come comandarla. Lo vedo soprattutto in discesa sulle curve. La motocross mi ha dato tanto come insegnamento, però poi ho dovuto mollarla perché, insomma, costava tanto e dunque o bici o moto. Ho scelto la bici perché comunque andava bene, mi divertivo, però sì, la moto è molto bella. Se la dovessi trovare ancora adesso, decidere ancora, boh, mi piacerebbe ancora usarla, però vabbè, ormai la scelta è stata fatta, quindi 100% bici. Anche perché non sembra molto sbagliata come scelta, quindi i risultati ci sono, quindi in fin dei Ci conti. sono. Ci sono, sì. Sì, è Diciamo. stata una bella esperienza che mi serve ancora adesso, però la bici ormai è la passione, quindi non lo faccio neanche, diciamo, con sacrificio. È diverso. Ci mancherebbe altro. C'è un ciclista a cui ti ispiri? Ti chiedo. Ma guarda, ti dirò, cioè, quest'anno ho conosciuto in pista Elia, Viviani, e ci sono tantissimi ragazzi, insomma, che hanno girato là. Però, come mie caratteristiche, insomma, mi è piaciuto molto come si comportava in pista. Era veramente un professionista, diciamo, serio, faceva il suo, stava zitto, rideva quando doveva ridere. Quindi, poi ovviamente ci sono i colossi come Van der Poel e Van Aert che tutti quanti amano, quindi insomma, è impossibile non dirli. Però come più vicino a me, insomma, che ho avuto l'occasione di conoscerlo, sì, è lì, insomma, veramente una bella persona. Ho capito. Sì. Magari un giorno vi ritroverete a correre insieme. Ah, beh. Eh sì. Può essere. No, non si sa, può essere, sì. C'è la possibilità. Beh, forse è più facile con Van Aert e Van der Poel che con Viviani, eh. Ah, beh, sì, è Dai, vero. insomma, adesso, Cristian. No, non è che sai com'è. A qualche no, beh, in base all'età, io parlo dell'età, non in quel senso intendo. Se ti Dato che lui senti vabbè, Viviani, deve sposare. Se si sposa, presumo che l'età, bene o male, abbia una certa età, e quindi magari ha qualche anno in più di Van Aert e Van der Poel. Adesso non so quanti anni abbia, sicuramente più giovane di me. Quello è poco ma è sicuro. Però non è all'età, non ha l'età sicuramente di Van Aert e Van der Poel. Quello è poco ma è sicuro. O Pogacar. Eh beh, sì, così è. Però sì, se dovessi trovarli là è fatica sicura, Vabbè, 100%. quello ci sta. D'altronde sai che sono di un certo livello. Vabbè. Purtroppo, vabbè, tra qualche anno, quando tu avrai la sua età che hanno loro adesso, magari hai anche un po' di più di esperienza. Adesso non si dice di essere magari a quel livello lì, però magari avrai anche un po' di esperienza in più, magari per lottare anche per vincere magari nelle gare da professionista, magari tra qualche anno, ovviamente. Speriamo. Loro saranno vecchi. Beh, Loro sì. saranno più vecchi, ovviamente, certo. Sì. Staremo a vedere. Il tempo dirà la sua.
Quindi magari gli passi in parte e gli fai anche la pernacchia. Sì, Magari, magari. Magari. Mal che vada, ti tireranno dietro la borraccia, forse. No, vabbè, dai. Vabbè, ci sta, dai, ci sta comunque. Vabbè, però dai, fa piacere che comunque abbiamo dei giovani italiani in, tra virgolette, in rampa di lancio, ecco, tra virgolette. Bisogna solo avere un po' di pazienza, perché purtroppo abbiamo avuto anche noi gli anni belli, tra virgolette, e adesso dobbiamo vedere un attimino di lasciar godere un attimino gli altri, quando gli altri magari masticavano amaro e vedevano gli anni dei cipollini, dei petacchi, dei bettini nostri, che vincevamo ovunque andavamo, vincevamo noi italiani, e adesso c'è un attimino di stallo, e magari, almeno io, in base a quello che vedo dalla nostra esperienza che abbiamo di interviste, tra virgolette, mi sembra di notare che abbiamo un panorama italiano giovanile molto florido. Ho preso il nostro ospite di questa sera, comunque, ma tanti altri comunque che abbiamo intervistato. Speriamo che magari nel giro dei prossimi anni che magari arrivino al professionismo e magari diano lustro al nostro bel paese, tra virgolette, ecco. Speriamo. Speriamo, ci serve. Sì. Ci sarebbe, serve, insomma, l'italiano. Sarebbe bello, ecco, tornare a dominare, tra virgolette, come qualche anno fa, ecco. Ma vero, i talenti ci sono, i talenti ci sono. Noi... Speriamo. La strada è lunga, però. La strada è lunga. Beh, tra qualche anno, adesso, cioè, 18 sì. anni, se già l'Intermarché, tra qualche anno sei nei professionisti, cioè, insomma. Sì, sì, speriamo, il sogno è quando ho iniziato, quindi non posso dire. Diciamo che l'Intermarché qualcuno che dovrebbe forse smettere di correre tra qualche anno ci potrebbe anche essere. Non voglio farlo smettere prima, però sai com'è. Speriamo, insomma, andiamo a vedere. Sai com'è? No, vabbè, d'altronde poi dopo una certa età, insomma, magari. No, beh, poi magari ci sono i corridori comunque che vedi il Valverde della situazione, comunque sono sempre lì, comunque anche se hanno 41 forse anni, sono sempre lì comunque che lottano con i migliori. Altri che magari arrivano a una certa età, poi tra malanni fisici e uno e l'altro, magari non è detto che arrivi a quell'età lì. Poi adesso a maggior ragione con la vostra età, che già arrivate molto preparati già al professionismo, almeno tanti magari non arrivano neanche a arrivare a correre magari fino a chissà che età, magari. Però quella gente là comunque se è là, il motivo c'è, sicuramente sono i perseguiti e sanno il fatto suo, ecco, sia di esperienza che su come gestirsi e lavorare, quindi certo. Sapranno loro cosa fare. E beh, io devo solo imparare. No, beh, anche perché se sei a 41 anni e lottare con ragazzi di 20 vuol dire che non sei preparato di più. È vero, sì. Anche che sei forte, però a maggior ragione dovrai avere un metodo di allenamento, preparazione super, 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 perché se no, come fai a resistere con giovani di 20 anni che ti scattano a destra e a sinistra, insomma. Non è sempre. Insomma. Ascolta. Prego. Posso? Certo. C'è una gara, una competizione a cui ti piacerebbe partecipare, che ce l'hai proprio, cioè che è un tuo sogno, insomma, che vorresti fare? Ma a me piace tanto la Parigi-Roubaix, tanto. Che l'hai già fatta però, se non l'ho fatta, sì. Oppure il Fiandre, quelle sono le corse di un giorno. Poi le corse a tappe hanno il nome, però non so cosa si prova, la fatica che si prova. Però sì, provare. Il sogno mi piacerebbe un Fiandre o una Parigi-Roubaix, che ho già provato. E sono ancora più convinto di volerla rifare. Vabbè. E com'è andata la Parigi-Roubaix? Dura, però bella. Io infatti sono arrivato e la prima cosa che ho detto è stata: voglio ripartire, voglio rifarla, perché o la ami o la odi. Avendo corsi motocross mi divertivo nella fatica, però là è tutto diverso dalla televisione, non,
Non rende. Io ho avuto per una settimana le mani che erano piene di vesciche, però dici, ho fatto la Parigi-Roubaix. È un'esperienza. Sì, te la ricordi perché l'hai fatta. Avevo già 18 anni, sì, è stata marzo, aprile. Quindi sì, bella, bella corsa, dura ma bella. Quindi il sogno nel cassetto del professionismo è vincere la Parigi-Roubaix. Vincere, sì, sarebbe. Bisogna puntare in alto, poi dopo che ci arrivi Sì. sul podio, che arrivi nei 10, che arrivi nei 5, però comincia a dire il mio sogno è quello, poi Giusto, vediamo. giusto, 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 vincere, vincere, sì. Quello è un sogno. Tu metti la lista, La squadra giusta ce poi l'ho, la squadra giusta appunto, poi ti ce l'ho. capita la giornata giusta, la fuga giusta, non ti vedono che sei andato via, magari tu vai tranquillo, quelli se la giocano pensano di vincere, che tanto non c'è nessuno davanti. Sì, Tranquillo. così sarebbe un po' brutto, però. No! Vabbè, non è il primo che è capitato e che è esultato come secondo e poi ce n'era uno in fuga, eh. Sì, beh, è vero, sì. No, vabbè, Ah, insomma, dai, comunque sì, è un quello fa sogno. ridere, però dico, comunque può capitare, ecco, nel senso, ecco Sì, che beh, comunque va Madonna. con la fuga e poi dopo, ecco, ci può stare, dai, ci mancherebbe. Sì. Ti hanno già più o meno accennato al programma che avrai l'anno prossimo o devi parlarne comunque? Ne parlo con Trochi. Sì, adesso vado su, sarò su 2 giorni e vediamo cosa faccio. So, per adesso mi ha detto solo che prendo le misure del vestiario e con una conoscenza. Mi sa Certo. che lo farò a dicembre al ritiro di Berno, insomma, che siamo tutti assieme, penso che lo faremo lì. Però non lo so ancora, non sono Sì, sicuro. certo, no, beh, adesso è ancora presto, ci mancherebbe, non è ancora finita questa di stagione, figurarsi, ci mancherebbe altro. Infatti sì. Vedremo, staremo a vedere cosa mi dicono, però. Comunque mi scrivono, quindi si fanno sentire, già questa penso sia una cosa buona. Beh, certo, ci mancherebbe, non ti lasciano da solo, tra virgolette, ecco, in quel No, senso. quello no. Per fortuna no, dai. Per fortuna no. E conosci già qualcuno in squadra o Io, qualcuno? cioè, di persona no, ancora no. Magari li ho visti a qualche corsa che ho fatto con la nazionale, quello sì, però di persona no. Adesso so che ci sarà Busatto con me, quindi sarà sicuramente non vedo l'ora di conoscerlo perché comunque quest'anno ha fatto, anche se non ha vinto tanto, ha fatto dei gran numeri perché era sempre lì, sempre costante. Quindi sicuramente sarà una di quelle persone che voglio conoscere perché comunque non abita distante a me, non è distantissimo, quindi qualche allenamento sicuro lo faremo assieme. Ti do un'indiscrezione, settimana prossima in diretta con noi. Ah, ecco bene, allora entrerò. Lo Magari c'è metterò. il padre che conduce, perché dato che mi dici che abita vicino a te, magari sai com'è. Vabbè, sì, penso sia un 40-50 km. Vedi, Ivana, un altro Veneto. Esatto, no, allora devo trovare il punto di ritrovo per farla diretta. Non mi ricordo Vedi, sì, è in Il mezzo. giorno di preciso, se è giovedì, forse mi pare. Prossimo. Giovedì, sì, ho letto prima il nome, però mi sfugge anche a me il giorno. Sì, no, comunque adesso non mi ricordo se è mercoledì o giovedì prossimo. Vabbè, dai, ti lascio il tempo delle tue domandine un po' particolari, dai, perché la nostra Ivana ha una rubrica personale che ha delle domandine che io non so. Per i nostri ospiti, quindi aspettati di tutto perché io non so che domande fa. Va bene, va bene. Preparati psicologicamente perché io non so che domande fa. Dai, prego. Vai, ci siamo. Dai, no, sono buona. No, vabbè, mancherebbe. Allora, volevo chiederti qual è stata la cosa più estrema che hai fatto fino adesso? Oddio, la cosa più estrema. Cioè così no, non mi verrebbe. In moto mi Anche in ricordo. moto. In moto, sì, c'era una giornata che pioveva, c'era tantissimo fango, nessuno entrava in pista, però io volevo correre, ero andato là perché volevo girare, però c'era tanto fango. Io mi ricordo che la moto non è che girava tanto. Eppure là sono entrato dentro da solo in pista e giravo e dopo pian piano sono entrati tutti quanti. Però di estrema dovrei pensarci, sicuramente avrò fatto qualcosa, però questa è la prima cosa che mi viene in mente. Hai rotto il ghiaccio entrando Sì. in pista, Ma giusto? sì.
Così dai. Si fa. Qualche gara magari sotto la neve o sotto la tempesta o qualcosa magari. Sotto la tempesta sì, eh. Sì. 2018 era a Orsago. C'era grandine, acqua e freddo. No, è stata la gara la più dura, penso, fino adesso. C'è tanto freddo. Tanto. Infatti siamo arrivati pochissimi, penso. Guarda, io ti dico, ho corso poco perché non ho corso anche in bici, ma ho corso poco, ma ho fatto una corsa che mi ricordo. Siamo partiti che c'era il sole pieno la mattina. Ha cominciato a diventare nero. È venuto giù di tutto e di più quella giornata lì. Acqua, tempesta, addirittura è arrivato al tempo nevicare perché eravamo al mese di novembre. Siamo arrivati in 15 quella gara lì, di 100 e passa. È stata una gara che mi sembrava di essere le gare, di vedere le gare quelle epiche di una volta. Me le ricordo ancora, la ricorderò quella gara lì. Partiti con il vestiti tranquillamente da sole, tranquillamente. Quando si è a piovere, diluviare, tempestare. Che ormai eri già così, una volta che ti sei bagnato, basta. Invece non ho che ricordi. E sono arrivato all'arrivo, eh. Chapeau. Sono arrivato anche all'arrivo, anche. Nei 15, forse addirittura anche nei 5 o nei 10 ero arrivato, mi ricordo. Quei disperati che erano arrivati, mi ricordo. Rambo. Mamma mia. Esatto, Rambo. Mamma mia. Va bene. Prego Ivana, dai, che almeno se no andiamo troppo lunghi poi, dai. Ok, dai, ti chiedo una cosa imbarazzante che ti è capitata. L'anno scorso, la prima volta che parlavo inglese. Fuori da scuola, ecco, sì. Ho fatto fatica, è stato un imbarazzo, però poi piano piano ti prendi e parti. Ti sei sciolto. Sì, in inglese è il problema un po' di tutti, nazionale. In corsa invece non ti è mai capitato nulla di imbarazzante o andando alle corse o qualcosa del genere? No, tutto tranquillo per adesso, per fortuna. No, tranquillo, ma mi ricordo quello dell'inglese, avevo perso la tessera della camera, non sapevo come entrare in camera. E non avevo il telefono, quindi non avevo il traduttore. Era la prima volta proprio fuori dall'Italia, da solo. Ho detto, boh, vabbè, vediamo, proviamo. Vediamo se ci va bene o no. Sì. Ci è andata bene, sono rientrato e via. Dai, è andata bene, dai, allora. Se no i gesti. Eh sì, ho capito, perché la testa per entrare, i gesti valgono poco, eh. Eh no, gli fai il numero della camera, così. Ah, ho capito. I gesti. E da quella volta inizio a studiare inglese e via. Bravo. Bisogna fare. Devono capitare quelle cose lì. O dormi sì, sul pianerottolo o impari l'inglese, non è che c'era molta scelta. Sì. Vedi. Prego, Ivana. Ok, ti chiedo, hai delle passioni extra ciclismo, oltre la moto? C'è qualcosa che ti piace fare nel tuo tempo libero? Non so, ascoltare musica, fare le pizze? Fare le pizze, cos'è il prego? Cucinare sì, dai, con i miei amici quando facciamo solo le grigliate che ci troviamo, quello sì, però quando ho tempo libero stacco tutto, niente bici, niente, parte, vado via con i miei amici, facciamo i giri, quando ci troviamo, così ridere, scherzare, così stacco un po', quello sì. Vabbè. Niente di particolare, comunque non hai hobby particolari, tra virgolette, al di fuori degli sport, tra virgolette, che fai? Ma tanto poi siamo un gruppo, quindi magari ci inventiamo, non so, un giorno andiamo in montagna, facciamo una escursione, dopo, non so, un giorno andiamo al mare, andiamo alla mattina presto, non so, vediamo l'alba, così, insomma, sono cose tranquille. Sì, non sì, certo, passo... ci mancherebbe altro. Certo. Sì, ecco. Niente di che. Per staccare. Sì, niente di che. Dai, ci mancherebbe altro. Va bene. E invece una cosa che volevi fare e che non hai potuto fare? Una cosa che volevo fare non ho potuto fare. Correre in moto, sì, però quella costava anche. Mi piaceva anche fare equitazione, ho provato anche quella. Però, non so, sono riuscito più o meno sempre a fare tutto quello che fino adesso quello che mi sono posto, non,
che mi venga in mente non so, c'è qualche rimorso, diciamo, che ho detto, cavolo, dovrei rifarlo. E invece una competizione che ti è toccato fare, una competizione, una gara, un qualcosa comunque che ti è toccato fare, che non volevi fare, c'è stata? Quelle dure, dure, quelle in salita che dicevo, ma cosa vengo a fare qua? Però comunque sono sempre esperienze, sempre esperienze. Magari fai fatica in più, ti stacchi subito, magari sei tutto il giorno a rincorrere. Mi ricordo il Giro della Pace, l'ultima tappa che era quella da 2500 metri di dislivello, e là ho inseguito tutto il giorno. Via. Però Cioè, vabbè, insomma, è un per po' rischio del ridere. mestiere. Vabbè, recuperavi in discesa, no? Quindi Sì, ecco. dipende dalla salita a fare, però. Sì, quello è il problema. Enrico Zanetti dice carbonara sotto il diluvio. Sì. Esatto. Provare. Sicuro, guarda. Ci fidiamo. Ascolta, qual è la cosa di cui vai più fiero di te stesso? Che in tutti questi anni per adesso sono sempre stato costante, nel senso che sapevo quello che volevo, quello in bici, e diciamo ho mollato di testa, ecco. Magari che altri magari hanno mollato, non ce l'hanno, magari hanno deciso di prendere altre strade, per adesso sono contento di aver fatto questa scelta, ecco. Io ti credo, chiedo magari legato a questo, magari due pregi e due difetti di Alessio delle Vedove. Allora, un pregio determinato, dopo mi piace stare in gruppo, simpatico, così rido, scherzo, e dopo sono testardo, che magari può essere un difetto, un po' permaloso, ecco, su Vabbè. certe cose sono permaloso, mi arrabbio facilmente. Insomma, ci sta, non è che non succede nulla e mancherebbe altro. Sta, sì. Mancherebbe altro. Ivana, hai ancora qualche domanda o possiamo? Ne avevo un'altra, ma sfuggita. Ce l'avevo? Aspetta, aspetta. Adesso mi viene, aspetta. Vai, vai. No, ok. C'è qualcosa che ti piacerebbe provare invece in futuro? Oltre al cavallo e la moto, hai mai pensato c'è cioè, qualche sport che ti attira, che ti piacerebbe, che dici... Magari anche Ma qualche sai... piacerebbe provare a fare quelle, Magari non anche. so, le gare quelle estreme, provarle. Sì, ma io penso che sia un'esperienza unica, tipo il triathlon oppure l'Ironman, però quelle sono durissime. Magari un giorno quando smetto mi preparo una corsa così, ci starebbe, sarebbe bello, Va sì. bene. Deve essere Sì, una bella cosa da provare, mi sa. dura, Hai sicuro. visto? Come tutte le cose, ci vuole molto impegno su queste, soprattutto impegno fisico, mentale, insomma. Mentale, sì, quello sì, eh. Sicuro, Staremo a sicuro. vedere, dai. Staremo a vedere. Tanto adesso comincia a fare la tua carriera, che dopo quello ci penserai quando hai finito di correre. Tanto inizia la fatica, va l'anno prossimo, che A ho far fame di fatica. come si deve, poi dopo l'altro ci pensiamo dopo. Sì, l'altro va più avanti. Quello più avanti, dai. Magari ci ritroviamo tra un anno, così ci racconti, cioè l'anno prossimo, così ci racconti come va. No, volentieri, va bene, va bene. Mancherebbe altro. Va bene, certo. Io i contatti non li cancello, ci mancherebbe altro. Perché... Vai, va bene, va bene. Senza nessun problema. Ah, beh. Anche perché la nostra Ivana sa benissimo che noi le nostre dirette ogni tanto abbiamo anche una cabala che porta abbastanza bene, quindi a maggior ragione speriamo che anche a te porti bene le nostre dirette. Dai. Speriamo, 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 dai. Vabbè, diciamo che non possiamo lamentarci su quelli che abbiamo intervistato, tra virgolette, ti dico. Dai, grazie allora, grazie. Io lo dico sempre perché poi dopo i risultati ci sono, quindi sulla carta io posso dimostrarlo che è vero, quindi non è un problema. Sei a posto. Quindi la gente che viene a fare le dirette poi è contenta perché sa benissimo, sa di questa cosa, magari sai,
speriamo che comunque controlli, ti dicono quel senso. Sì, sì, sì. Conterà poco, però dai, un minimo di spinta buona, dai. Ma sì, dai, non buttiamo via niente. Ma sì. Ottimo, dai, grazie Luna. Ciao, salutiamo. Me lo devo solo chiedere i prossimi appuntamenti, cioè prossime gare. Prego. Dove ti vediamo? Sì, le ultime due gare faccio domenica a Cividale del Friuli e domenica quella dopo il 16 a Codogné, sono due gare vicino a casa, ma comunque l'ultimo appuntamento era il campionato italiano a cronosquadre, ecco. Dopo il resto concludiamo la stagione. Che ovviamente il campionato italiano squadre che lui non è andato a percorrere, ovviamente, no? Sì, dai, insomma. Ti ho portati a casa una maglia così, verde, bianca e rossa, così, tanto per dire. Non sapevano cosa... lavorato. Sembra di no, però ci aveva lavorato. Beh, per forza bisogna lavorarci, anche comunque... Non sono gare che fate sempre, quindi... Anche perché abbiamo vinto di 2 secondi, quindi diciamo che non è che abbiamo vinto facile, ecco. Eh beh. 2 secondi su 25 km è niente. Certo, certo. Certo. Vabbè, insomma. Va bene, dai. Allora ti saluto. E grazie per la serata che abbiamo passato. Mi ha fatto tantissimo piacere conoscerti, come già ti avevo detto. E ulteriormente dopo aver fatto la diretta ancora di più, ti auguro un futuro sempre più bello di quello che già hai fatto quest'anno. L'anno prossimo sarà ovviamente un anno tra virgolette di apprendistato al grande mondo del professionismo, quindi mi raccomando, dire attenzione, guarda bene anche quelli, gli altri, magari quello che ti insegnano, perché sarà un anno magari parecchio duro per te, ma che magari negli anni dopo poi ti verrà utile, ecco, in quel senso. Quello che ti posso dire io è questo. Prego. Mi sento anche di dire continua così, perché comunque l'atteggiamento da campione ce l'hai, cioè, non solo l'atteggiamento, anche il carattere proprio, e quindi insomma, continua così, sei molto determinato, hai fatto tanti sacrifici e dai, io ti auguro il meglio e ti seguiremo. Grazie mille, grazie. Insomma, ci terremo aggiornati, dai. Grazie per la diretta e dai, a presto, insomma. Assolutissimamente, non preoccuparti, quando avrai qualche risultato bello che pubblicherai, io cerco sempre di essere pronto a poi a girarlo anche sui nostri profili, perché è giusto anche che, come ti ho detto, non è una diretta e poi chiudiamo con gli ospiti, ma rimane comunque un collegamento e cerchiamo sempre comunque di pubblicizzare se un ragazzo o un professionista o un corridore di altre categorie magari fa qualcosa di bello, cerchiamo sempre di comunque di portare avanti la pubblicità che questo ragazzo fa, diciamo, per lo sport del ciclismo, ecco. Quindi ecco, mi raccomando, cerca sempre di avere risultati, che noi cerchiamo sempre di darti visibilità sul quello che farai di buono, ecco. Grazie, va bene, insomma, dai. Dai, grazie mille, buona serata a tutti. Ciao, buona serata anche a te. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Vi siete ampiamente fregati, non dico tutti, ma molti di voi.